Gianni Colagione qui a Rieti a un convegno organizzato dalle Camere Penali di Rieti sulla situazione carceraria, uno stato di legalità. Siamo in compagnia dell'avvocato Borzone, uno dei relatori, ha tenuto un interessante intervento proprio su alcuni aspetti specifici, però prima gli volevo chiedere come gli era sembrato appunto questo convegno, insomma, il tenore degli interventi e le prospettive, speriamo, per applicazioni future e per miglioramenti della situazione carceraria. Il convegno è stato molto interessante, parte dal presupposto di fare un ragionamento sul carcere che deve certamente punire, deve tutelare la sicurezza dei cittadini, ma dovrebbe avere anche il compito di distinguere le varie posizioni, di garantire la rieducazione del condannato e di appunto creare anche delle differenze tra chi è veramente pericoloso e chi può trovare una via di rieducazione attraverso un percorso parzialmente diverso o che interrompa la detenzione carceraria per altre forme di sanzione che assicurano ugualmente la sicurezza ai cittadini, ma nel contempo il recupero di persone che non vanno comunque isolate dalla società. Avvocato, il suo intervento è stato, diciamo, abbastanza critico, un pochino non si è fermato, diciamo, a quello che potrebbe essere apparentemente la prima causa, cioè il strapotere delle procure, i sistemi, diciamo, di acquisizione delle prove e così via, però ha preso in considerazione un pochino forse la carenza di una certa autonomia da parte dei giudici. Ma ho posto un problema, il problema è che partiva dalla custodia cautelare in carcere, cioè di privazioni della libertà in attesa del processo, che potrebbe anche in ipotesi riconoscere l'innocenza della persona arrestata. In Italia si abusa della custodia cautelare e una delle ragioni, una delle cause di questo va ricercata nel sistema ordinamentale, cioè nel sistema del codice di procedura penale c'è una situazione di diarchia tra chi accusa e chi giudica, nel senso che il pubblico ministero non prende decisioni ma fa richieste ad un giudice, il giudice ha il compito o di accogliere o di respingere quella richiesta, ma nel momento in cui il sistema ordinamentale fa coincidere, fa appartenere alla stessa carriera giudice e pubblici ministeri, il sistema dei controlli sulle richieste dell'accusa che il codice prevede è un sistema destinato a saltare. Il giudice involontariamente, non è una questione ovviamente di cattiva fede, diventa partecipe della concessione del processo che ha anche l'organo dell'accusa. Processo come strumento di difesa sociale invece che processo di verifica del controllo se un cittadino abbia commesso o no un certo fatto. Questo fa saltare gli strumenti di controllo, il giudice di fatto risulta molto spesso, per fortuna esistono encomiabili eccezioni, appiattito sulle richieste del pubblico ministero. Questo dipende dal sistema ordinamentale, nel nostro paese giudice e pubblici ministeri appartengono alla stessa carriera. Una separazione delle carriere, e cioè quindi un garantire una maggiore autonomia al giudice, rafforzare la nobiltà del suo ruolo di persona terza tra chi accusa e chi difende, garantirebbe anche un maggiore controllo, un equilibrato controllo sulle richieste di custodia cautelare, oltre che poi sulle decisioni, sulle sentenze e quant'altro. Un'ultima domanda, separazione delle carriere della magistratura, quindi anche specializzazione per quanto riguarda competenze e attività, però si è parlato anche di specializzazione degli avvocati. Certamente, perché non sono estranei a colpe, a responsabilità, a difetti deontologici anche gli avvocati, e questo lo devono dire per primi gli avvocati. Gli avvocati in Italia sono troppi, purtroppo, si diventa avvocati troppo facilmente. Gli avvocati soprattutto, e questo deve passare anche tra i cittadini, dovrebbero essere specializzati. Ormai in tutti i campi del sapere, delle attività umane, si va verso una maggiore specializzazione, anzi verso una specializzazione a volte feroce.
perché nessuno è capace di fare tutto. Così come nessuno, se avesse un problema cardiaco, andrebbe da un ortopedico, allo stesso modo occorre che vi sia un avvocato specialista penalista, un avvocato civilista, eccetera. Troppo spesso i cittadini si rivolgono a avvocati che si definiscono civilisti, penalisti, ma non c'è alcun strumento di controllo di questa presunta specializzazione. Invece noi chiediamo, l'avvocatura penale chiede in particolare, che vi sia un avvocato specializzato attraverso dei percorsi formativi, attraverso dei rilasci dei titoli, eccetera, in modo tale che il cittadino sappia che si rivolge a una persona competente in quel determinato settore del diritto. Questo è molto importante. Ormai non è possibile che un avvocato civilista affronti un processo penale e viceversa. Nel processo penale ci sono delle attività tecniche, indagini difensive, cross examination, cioè l'esame incrociato dei testimoni alla Perry Mason, per capirci, che richiedono una grande professionalità, studio, applicazione continua, e chi si occupa di tutto questo non lo può fare. Ringraziamo l'avvocato Borzone, gli diamo appuntamento per queste altre interviste su Liberi.tv. Grazie.